Buon pomeriggio a tutti, sono Paolo Anselmo, arrivo dalla Val di Susa e faccio parte di un gruppo che si chiama Cattolici per la Vita della Valle. Perché siamo qui? Direi innanzitutto che siamo molto felici di essere qui ad Assisi, perché nelle poche ore che abbiamo potuto passare, a parte i nostri impegni qui ad Assisi, abbiamo visto una città molto viva, meravigliosa, che è d'accogliente. Perché siamo qui? Abbiamo deciso tutti insieme in Val di Susa di spostare questa iniziativa nostra che si chiama Il Grande Cortile. La sensazione di Grande Cortile dà già un senso di accoglienza, no? Di condivisione delle idee, per portarlo qui ad Assisi. Perché questo? Perché dei nostri amici, in particolare vedo qui Mira, vedo Eugenio, vedo Bruno, si sono incontrati, penso un anno fa circa, con il sindaco di Assisi. Hanno parlato di questa nostra attività che abbiamo in Val di Susa di contrasto con la TAV e hanno chiesto al sindaco se potevamo fare questa iniziativa di oggi. Devo dire che il sindaco è stato molto ma molto disponibile e ci ha concesso la sala e in particolare ci ha concesso la sua attenzione. E siamo molto contenti di essere qui perché? Perché Assisi innanzitutto è un monte. Allora Assisi, dopo? Dopo questo? No, lo mandi dopo. Ah, lo chiudo? Sì, lo chiudo. Okay. Cioè, scusate, siamo in diretta, ecco. Scusa Luca, però quando vuoi. Perché innanzitutto Assisi è un monte, allora le informazioni e i messaggi importanti da dove si mandano? Si mandano sul luogo elevato. La seconda è perché Assisi c'è San Francesco sempre stato attento ai discorsi ambientali, Laudato Si, Madre Terra, queste cose qua, ed è un punto di riferimento per quelli che hanno sensibilità sulla terra. E poi, se non ricordo male, nel 79 San Francesco è stato nominato patrono di quelli che sostengono l'ecologia e l'impatto ambientale corretto. E poi c'è un terzo motivo fondamentale, perché c'è qui ad Assisi Stefania Proietti, che è un sindaco un po' speciale. Speciale perché? Perché lei è un ingegnere meccanico e poi ha fatto una tesi sull'ambiente, su queste cose qui, sul recupero ambientale, e poi anche una visibilità direi internazionale, perché ha partecipato a Parigi al COP21. Forse anche da un'altra parte, no? Forse Marrakesh? 75, mi pare, giù di lì. Ed è perché? Perché lei, oltre a essere una fautrice del rispetto ambientale, è anche cattolica. È uno dei motivi che ci ha spinti a essere qui, perché noi come cattolici ci siamo sentiti molto vicini alla sua persona. Stefania Proietti, dicevo, un sindaco particolare, perché la conferma l'ho avuta stamattina, io ero di là, no, su questa conferenza stampa che lei ha fatto sulla sostenibilità, ho visto i progetti, ho visto, non so se lei ha notato, sindaco, vede i bicchieri e le bottiglie, non è casuale, perché dopo stamattina qualcuno di noi si è precipitato e non possiamo mettere la bottiglia di plastica, no? Quindi ci siamo anche noi adeguati, abbiamo capito che Assisi può essere per noi un punto estremamente importante, un punto di riferimento. Il convegno di oggi, diciamo che è un convegno aperto, dove noi abbiamo tentato, e qui devo ringraziare in particolare due persone, che sono Eugenio, dove è finito Eugenio? È lì, e poi Bruno, perché in questi mesi sono dati tanti tanti da fare per la buona riuscita di questo convegno. Li farei un applauso, perché sono delle carissime persone che se lo meritano. E poi in particolare noi abbiamo pensato di mettere insieme per una discussione congiunta religiosi, laici, giornalisti, tutti insieme, perché l'occasione potrebbe essere il TAV.
Però non solo. Il TAR ci porta a discutere anche sull'impatto ambientale corretto, a dire non sempre dei no, ma a dire anche dei sì, e in qualche modo a coinvolgere la gente. Noi speriamo nella buona riuscita di questo convegno, perché abbiamo bisogno noi di uscire dalla valle ogni tanto e poterci farci ascoltare anche in Italia. Perché è un problema serio quello dell'impatto ambientale. Do solo un dato. Se fanno quello che chiamiamo buco, no, tanto per farci capire, verrà fatto questa galleria di collegamento tra Torino e Lione, e qui mi rivolgo al sindaco perché è un tecnico della materia, ci saranno nell'aria 12 milioni di CO2 in più rispetto adesso, quindi sarà evidentemente un disastro ambientale su questa cosa qui. Allora bisogna che noi da questo convegno, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la gente, risvegliare le coscienze e in qualche modo tutti insieme fermarci un attimo a riflettere. Il grosso problema che hanno le persone, ritengo, è quello della distrazione mentale. Noi siamo distratti da tantissime cose, non abbiamo mai un attimo di tempo per riflettere, siamo sempre di corsa. Abbiamo un carico mentale incredibile. Allora il momento di stamattina è in questo ambiente, perché Assisi è la città della calma, è la città della pace, è un momento per farci riflettere su quello che noi non dobbiamo fare per lasciare un pianeta in condizioni adeguate per la vita futura dei nostri figli e dei nostri nipoti. Mentre mi preparavo per questa cosa, ho pescato, perché tanto per far vedere che mi sono documentato, De Virtù Francescane, ho pescato questa cosa. E me lo sono andato a leggere, tra l'altro una cosa un po' sorprendente e simpatica, che l'Osservatore Romano traccia un nuovo decalogo dei peccati, diciamo, attualizzati. E tra gli altri, oltre alle manipolazioni genetiche, eccetera, c'è l'inquinamento ambientale. Quindi questo ho voluto dire perché oltre ai 10 canonici, insomma, che noi sappiamo, c'è anche i peccati, ci sono anche quello dell'inquinamento ambientale. Ora vorrei presentarvi un'esperienza nostra della Val di Susa. Grazie Luca. Perché? Cattolici. C'è Suor Katia Bergoglio che dice: ci sono troppi cattolici perfetti ma spenti. Io dico che ognuno nelle sue confessioni, prima parlavo fuori onda con il padre di un'altra confessione, diciamo che i cattolici possono rappresentare, perché la loro finalità è il bene comune, possono rappresentare una grande forza. Io ricordo che nelle guerre c'erano i partigiani bianchi. I partigiani bianchi erano i cattolici. Allora i cattolici devono anche avere il coraggio di ribellarsi. San Francesco era un ribelle, Gesù Cristo era un ribelle. Allora i cattolici in qualche modo, di fronte a delle difficoltà e delle situazioni che possono rovinare l'umanità, si devono muovere. Noi l'abbiamo fatto. Noi ci siamo costituiti nel 2010, come si vede da questa slide, e poi abbiamo cominciato a dire: muoviamoci, usciamo nelle piazze, cominciamo ad andare a sfilare. E allora siamo andati a manifestare assieme ai NOTAV. Grazie Luca. Vedete, questo c'è un gruppo di nostri che sfilano assieme al movimento NOTAV. E questa cosa qui ha sorpreso un po' di persone, ha detto: ma come, i cattolici sono sempre lì tranquilli, lì ci fanno gli sperbenisti, allora scendono anche in piazza. Sì, noi siamo scesi in piazza. Qui ci sono delle slide, vedete che noi siamo scesi in strada, e questa cosa qui a noi ha dato anche coraggio per cominciare a lottare. Ma non siamo soltanto scesi in piazza, non abbiamo soltanto respirato i lacrimogeni, non abbiamo soltanto prestato il nostro corpo alle manganellate dei poliziotti. Siamo andati anche a pregare in chiesa, abbiamo fatto dei digiuni e abbiamo professato la nostra fede. Anche perché
Guardate questa slide, la Chiesa ha una grande responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. Noi dobbiamo farci vedere. Questa è una situazione un po' che ho voluto mettere questa slide perché vedete che c'è. Allora, in Val di Susa abbiamo il filo spinato israeliano perché pare che quello italiano facesse poco male. Allora sono andato a prendere quello israeliano, no? Per quelli che vogliono scavalcare. E poi abbiamo i Lynch, quindi i Lynch non sono soltanto a fare missioni di pace, ma sono anche lì. E poi se vedete sulla sinistra c'è un pilone, vuol dire che laici, credenti e non credenti in Valle di Susa hanno costruito un pilone per la Madonna del Rocciamelone. Mi pare c'era anche l'immagine di San Francesco, se non ricordo male. E c'era anche l'immagine di San Francesco. Cos'è successo? Che quando hanno allargato il cantiere, per fortuna, con grande attenzione, adesso questo pilone l'hanno spostato sotto un capannone lì nel cantiere. Volevo farvi vedere questa slide che ritengo interessante. Se mi sentite scendo un attimo perché ci tengo moltissimo. Allora, guardate cosa si può fare in alternativa al posto del cavo. Con 10 centimetri, sindaco, 10 centimetri, sono così, eh? 10 stipendi mensili da 1500 euro. Noi diciamo sì a 10 stipendi mensili da 1500 euro, 50 centimetri pulizia dei riti di un paese. Noi diciamo sì a non fare un metro di TAV per comprare 3 ambulanze. Noi diciamo di sì a non fare 6 metri di TAV per mettere in sicurezza una scuola e acquisto di una scuola. E poi con 500 metri di TAV si può costruire un ospedale. Allora tutte queste cose qui ci hanno fatto riflettere, in particolare noi cattolici abbiamo detto non possiamo essere indifferenti di fronte a queste cose qua, nel modo più assoluto, perché l'indifferenza è peccato di omissione. Un altro motivo che ci ha fatto in qualche modo sfilare, ribellarci, fare in qualche modo ostruzionismo, è la notizia che i danni provocati alla salute dichiarati dai progettisti del TAV, quindi i progettisti hanno dichiarato che ci sarà un aumento delle patologie cardiocircolatorie e respiratorie per presenza di uranio e di radon. Allora, questa cosa qui soltanto farebbe riflettere quelli che, se hanno un po' di coscienza dei progettisti, dovrebbero fermarsi di fronte ai danni che può fare alla salute delle persone. Grazie Luca. Ecco, siamo andati anche a pregare nella cattedrale. Allora, questa cosa qui ha creato un po' di scompiglio, perché un giorno il nostro vescovo si è visto arrivare tutti questi facinorosi in ottavo con il fazzoletto e poi abbiamo assistito a una celebrazione. Se non ricordo male, Gabriella dov'è? Sono qua, ma è Paolo. Ma è Paola, non sai cosa voglio dire, scusa. Allora, Paolo, che è il degnissimo marito di Gabriella, ha portato nell'offertorio, è così? Sì. Ha portato, dove si portano i doni all'altare, ha portato i residui dei lacrimogeni CS. Notate, per quelli che non sono della valle, questi CS sono i lacrimogeni, sono quelli vietati nei conflitti bellici, però da noi ce li sparano addosso e noi... con mia moglie ne abbiamo visti schizzare da qualche parte in grande quantità. Grazie Luca. Guardate qui una foto un po' datata, perché è presa dal libro che voi trovate in fondo, dove c'è il nostro amico, che voi se potete comprare tutti... Quanto costa? 12,50. Quanto? 12,50. Ma scusa, l'hai diminuito? Come? Sì, c'è l'ascolto per sì. Ah, ascolto per sì. No, sto scherzando. Comunque tutti i fondi vanno a beneficio del Movimento Notar e suggerisco, non per fare pubblicità, di acquistarlo. Seguo un altro libro che vi parlerà poi Luca, che è molto interessante, che è uscito, perché c'è un po' tutta la storia
del TAV, ma con dati molto scientifici. Noi cattolici ci siamo mossi perché abbiamo fatto tre cose. Prima, preghiera. La seconda è la riflessione sui dati tecnici e la terza è stata l'azione. Noi diciamo che questa cosa qui, lo vai pure avanti, scusa, vedete il cantiere adesso è molto ma molto peggio sistemato in questo modo. Prima c'era del verde, c'era della natura, c'erano degli animali, era un piccolo paradiso. Invece adesso è messo male. Grazie Luca. È finito. Non c'è ancora una? Ecco, allora, volevo dirvi che noi proseguiamo in questa nostra, in questa nostra battaglia, pacifica ovviamente. Vi ho fatto vedere questa esperienza nostra di Cattolici per la Vita della Valle perché noi è 20 anni, se non più, che resistiamo. Direi che se c'è la 30 anni, però noi ci siamo costituiti nel 2010, quindi siamo un po' più giovani, per fortuna. Però se uno si impegna ed è solidale, si crea una comunità. Parlavo stamattina con Luca, no? Dicevo, noi dobbiamo dire grazie al TAV. E noi ci siamo guardati e abbiamo la stessa impressione, perché se non c'era il TAV, noi non avremmo provato una grande emozione sindaco. Alla sera ci trovavamo nei presidi, ce ne hanno bruciati 4 da ignoti, cioè questi ignoti ci hanno bruciato 4 presidi, che sono delle costruzioni dove noi andavamo alla sera di notte a trovarci, a discutere di politica, di socializzazione, di tutto un po' attorno ai bidoni accesi e a parlare alla notte, perché c'era un pericolo che qualcuno venisse a portarci via la nostra terra. Questa è, secondo me, e poi chiudo, è un sistema importantissimo di quello che io definisco resilienza sociale. Lei è ingegnere, vero? La resilienza in termini tecnici è quando un metallo viene schiacciato per poi ritorna come prima, forse meglio. Direi che la nostra popolazione in Val di Susa ha tentato di schiacciarle, forse ci hanno massacrati un po', però ritorniamo e continuiamo sempre a lottare per il bene della terra. Grazie dell'attenzione.